libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un pastore. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vai essere libero, libero come un uomo. Carissimi amici telespettatori e telespettatrici, pensionate e pensionati, vi do qualche avviso, così rendiamo tutti quanti voi responsabili e dedotti in certe cose. Sapete che è stato finalmente approvato giovedì scorso il decretone che conteneva le norme per il pensionamento con la quota 100 e il reddito di cittadinanza. Finalmente l'INPS ha cominciato a ritirare le pratiche presso i CAF. Se siete stati presso i CAF potete ritirare anche il numero di protocollo che è stato dato e riceverete tutti quanti voi certamente lì dove le domande sono state accettate, perché ce ne sono alcune che sono state rigettate e le motivazioni ancora non si sanno, va bene, riceverete entro il 20 di aprile la chiamata, l'SMS oppure l'avviso attraverso la mail che avete declinato presso il centro dove avete fatto la domanda, perché dovrete ritirare il famoso tesserino giallo presso gli uffici postali che loro vi indicheranno e avrete poi le indicazioni per spendere quei soldi che avranno stabilito di darvi per reddito di cittadinanza o per pensione di cittadinanza. La domanda era la stessa ed è la stessa. Tenete conto che non è che è finita la richiesta, la possibilità di richiesta del reddito. No, al 31, praticamente oggi è 28, domani sabato, dopodomani domenica, siamo al 31, quindi a fine mese. Ci si fermerà per 5 giorni, i primi 5 giorni del mese. Dal sesto giorno, quindi dal 6 di aprile, si possono rifare, cioè fare ancora le domande per coloro i quali sono nelle condizioni di poter fare le domande. La domanda è per gli anziani ultra 67 anni e per altri, per le famiglie con nuclei familiari compositi, si possono e si potranno fare nel prosieguo fino ad esaurimento dei fondi per quanto riguarda l'anno in corso. Poi riprenderà con gli stanziamenti che sono stati previsti anche per l'anno 21. Finita la storia e alla prima erogazione del reddito o della pensione, poi coloro i quali sono stati beneficiati dal reddito, perché c'erano i giovani nel nucleo familiare oppure i disoccupati nel nucleo familiare, sarete chiamati dai centri per l'impiego per la famosa domanda se è per firmare il patto del lavoro, cioè che voi, qualora foste interpellati per ottenere un posto di lavoro, non rifiuterete il posto di lavoro, va bene? E siete obbligati a farlo, perché se non lo fate vi tolgono l'assegno che vi hanno dato in prima istanza. Detto questo, parliamo un poco degli eventi che si stanno avvicinando a gran passi, quello delle elezioni europee. Se ne parla in silenzio, sentiamo parlare a livello europeo soltanto per contestare un qualche provvedimento che l'Europa sta facendo in questi ultimi sprazzi della legislatura in corso, e ne stiamo sentendo parlare anche per la questione della Brexit della Inghilterra. Altrimenti, zitto, silenzio assoluto.
Noi pensionati d'Europa guardiamo a queste elezioni purtroppo da osservatori. Non abbiamo, almeno fino a questo momento, ricevuto alcun contatto. Non ne cerchiamo di contatti, perché non vogliamo essere subordinati a nessuno. Ma qualora dovessero esserci dei contatti richiesti da chi sta preparando le liste, noi educatamente sapremo confrontarci e stabilire autonomamente il da farsi. Questo che cosa vuol dire? Che noi vogliamo rimanere così come stiamo, senza rappresentanza? No, 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 no. Noi purtroppo non abbiamo la capacità economica di poterci mettere nelle condizioni di raccogliere le firme necessarie per presentare una nostra lista in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali. Quindi, non avendola questa capacità economica, ci asteniamo neanche dal tentarle. Potevamo presentare le liste in Campania raccogliendo le firme, perché siamo nelle condizioni di raccogliere 3-4 mila firme nella nostra regione, che ci avrebbero consentito la possibilità di candidare i nostri amici. Non lo abbiamo fatto, perché sarebbe stata una prova inutile, perché o si presentano in tutte le circoscrizioni elettorali i candidati, oppure già la difficoltà del 4% da raggiungere sarebbe diventata ulteriormente più difficile, perché limitata alla Campania avremmo dovuto prendere il 4%, ecco, rapportandoci al dato nazionale. Impossibile, sarebbe stata un'impresa inutile. Detto questo, e quindi stabilito che noi la nostra lista non la potremo avere, abbiamo tentato altre strade, abbiamo tentato anche gli apparentamenti. C'era stato qualcuno che aveva avuto, ci sono stati tanti gruppi che hanno avuto con noi una serie di colloqui. Ci siamo spostati da Napoli, siamo andati a Roma, siamo andati in Toscana e così via. Però alla fine pretendevano che noi dessimo quel minimo di forza che abbiamo, di consenso che abbiamo, un po' diffuso anche su altri territori oltre la Campania, perché noi riceviamo, ecco, delle note di simpatia da tutte le parti d'Italia. Ecco, vi basti dire che il venerdì, quando facciamo la nostra diretta TV, ecco, la nostra diretta su Facebook, perché noi ogni venerdì alle 6 del pomeriggio abbiamo stabilito di cimentarci in questa iniziativa, che abbiamo visto è molto positiva. Perché? Perché noi nel corso di questa nostra diretta, ecco, si collegano con noi ma centinaia e centinaia e centinaia di amici, e poi nel corso della settimana il nostro video, che continua a girare su Facebook, viene contattato e viene visto da qualche migliaio di persone, 1000, 1100, 1200, abbiamo raggiunto anche i 1600, ecco, le 1600 visualizzazioni, così si chiamano. E allora questa situazione ha portato qualcuno ad avere interesse ad avere il nostro apporto, ma noi abbiamo immediatamente detto che innanzitutto personalmente non siamo interessati a prestare il nostro nome in una lista, ecco, che non manifesta il simbolo dei pensionati, e in particolare dei pensionati d'Europa. Abbiamo diffuso la nostra idea, e continuiamo a farlo, che tutti i partiti pensionati, piccoli,
che ci sono in Italia potrebbero insieme stabilire un contatto forte per presentare le liste in tutta Italia ed essere anche capaci di raccogliere un consenso notevole. Ma il nostro appello purtroppo non ha prodotto l'effetto voluto. Ecco, a noi la questione che ci mettano i mi piace sui nostri video anche alcuni partiti pensionati ci gratifica certamente, perché sappiamo che gli argomenti che noi trattiamo il venerdì sono importanti, però ecco, non ci mette nelle condizioni di fare il passo ulteriore, che è quello di mettere in condizione che i pensionati e le famiglie dei pensionati siano rappresentati all'interno delle istituzioni. Quindi non è questo quello che noi vogliamo portare i pensionati nelle istituzioni, però lo vogliamo fare con dignità per tutti quanti, quindi non prestiamo niente di quello che è nostro a chi non ha la nostra stessa idea, cioè fare entrare nelle istituzioni i pensionati. E questa altra piccola parte della trasmissione di stasera io la voglio dedicare al decentramento amministrativo. Mentre, ecco, abbiamo parlato fino adesso, elezioni europee, il Parlamento europeo, la entità sovranazionale che ci regola, io dico, noi è inutile come paese Italia che ci incazziamo se ci dettano legge dall'esterno e noi non siamo capaci di tenere conto e di sfruttare queste leggi, queste norme in maniera utile per noi. Perché? Perché noi non siamo organizzati. Fatta eccezione per i grandi centri del nord, le grandi regioni del nord, noi man mano che scendiamo verso il sud delle isole siamo niente, non abbiamo, ecco, il potere di essere rappresentativi. E vediamo Napoli, perché io lo spazio lo devo dedicare a Napoli, così come lo devo dedicare, ho il dovere di farlo, alle 5 province campane. Ma noi, se non riusciremo a stabilire dentro di noi e con azioni pratiche che con un decentramento amministrativo realizzato in maniera ottimale, noi rimarremo sempre e comunque nelle condizioni in cui stiamo. Le nostre istituzioni non governano il territorio, fanno altro. Noi, perché il governo del territorio si concretizzi in azioni serie, è necessario realizzare il decentramento amministrativo. E io denuncio l'atteggiamento del sindaco di Napoli, che è anche presidente della ex provincia di Napoli e oggi che si chiama area metropolitana, e dico: egregio signor sindaco, hai ridotto ai minimi termini la realtà decentramento amministrativo a Napoli. Le nostre 10 municipalità non hanno nessuna funzione più, le hai mortificate fino in fondo. Noi pretendiamo, vogliamo che anche se si spendono 100 euro per il capitolo decentramento amministrativo, questi 100 euro ci devono tornare in termini di governo del territorio. Ma noi pensiamo, alla luce di quella che è stata la tua esperienza di sindaco, che se non te ne vai tu non c'è niente da fare. Napoli è destinata a morire, va bene? E allora noi guardiamo per il futuro, siccome dobbiamo prepararci al futuro e siccome i pensionati vogliono dare una mano alla gestione territoriale di Napoli, ebbene noi già da adesso vogliamo continuare a parlare di queste cose e diciamo a voi napoletani che ci ascoltate, noi siamo impegnati e interessati ad organizzare già una nostra rappresentanza a livello delle 10 municipalità napoletane. E nel corso di questa trasmissione, così come di altri contatti che noi creeremo, ecco, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, cioè Facebook, YouTube, ecco,
Twitter, eccetera, eccetera. Noi vogliamo mettere su una rete che ci consenta di arrivare al 2021 preparati per 10 liste nelle municipalità che portino finalmente i pensionati al governo delle municipalità, nel senso che, se è vero come è vero che in Italia il tessuto produttivo è nelle mani degli ultra settantenni, io non vedo perché gli ultra settantenni non debbano contribuire alla gestione della cosa pubblica anche a livello territoriale, partendo da Napoli. Con questo messaggio io vi lascio e vi do appuntamento al nostro prossimo incontro e vi ringrazio per l'ascolto. Buona serata. Superpensioni, terre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, terre che più, evasori legalizzati.